Dopo i volantini a stampo razzista trovati alcuni giorni fa in via Piave, adesso è stata via Nazario Sauro ad essere tappezzata con biglietti in replica probabilmente alle offese. La tensione dunque nel quartiere di Saione, indubbiamente il più multietnico della città, non accenna a stemperarsi. Arezzo non è una città xenofoba e eh, eh, piuttosto vadano a cercare chi è eh, eh, il personaggetto che ha sparso volantini per via Piave, ma mh, mh, dire, che, dire che è Saione non è vero, eh, dire che qualcuno voleva provocare eh, una reazione, questo è molto comprensibile, ci facciano sapere gli organi preposti all'ordine pubblico cosa è successo e i politici ci commentino adeguatamente senza strumentalizzare un fatto marginale che ci ha portato però a finire sulle cronache grosse. I volantini con offese razziste erano stati lasciati in prossimità di un locale punto di ritrovo da anni della comunità africana che vive nella zona, proprio dove nell'agosto 2017 si era accesa una maxi rissa a colpi di bottiglie e bastoni. Sul posto erano intervenute la polizia di Stato e la municipale che avevano avviato le indagini per risalire così agli autori dei volantini. Adesso arrivano altri biglietti ancora una volta scritti da mani che restano ad oggi anonime.